Ciao a tutti, non sto andando a fare il bucato, ma siamo pronti per fare un altro gioco di problem solving. In questa bacinella ci sono degli stracci, potrebbero anche esserci dei fogli di giornale accartocciati. Finta, resta. Metto i premi qua dentro, ben nascosti. Adesso manderò Pinta a cercare. Ovviamente qui i premi non li vede, deve utilizzare solamente il naso. Vai! Vi ricordo alcune delle regole importanti da seguire nel problem solving. Non farlo quando abbiamo fretta. Dobbiamo avere del tempo a disposizione da dedicare al nostro cane, per non mettergli fretta e non mettergli ansia. Non è importante la performance, il cane troverà da solo il modo migliore per lui di risolvere l'esercizio. Non c'è un modo migliore in assoluto. Dobbiamo utilizzare oggetti che il cane possa anche eventualmente distruggere e che non possano fargli male. Dobbiamo sempre essere presenti quando il cane fa il gioco, non possiamo lasciarglielo mentre noi per esempio andiamo fuori, andiamo al lavoro, perché è importante sorvegliare il suo stato di agitazione e il suo stato di stress. Perché facciamo questi giochi? Per vari motivi. Questi giochi innanzitutto fanno sentire il cane in grado di superare delle difficoltà che sono ovviamente tarate in base al suo livello, in base a quello, alle esperienze che lui ha fatto, in base a quello che è in grado di risolvere. Come sempre non c'è un modo giusto, un modo sbagliato di fare questo esercizio. Lei lo sta facendo così, ci può essere il cane che tira fuori uno a uno tutti gli stracci, ci può essere quello che ribalta la bacinella e così via. Ogni cane ha il suo stile e troverà la sua soluzione. Alcuni cani hanno delle paure legate a degli oggetti e al rumore che possono produrre, quindi farli interagire con questi oggetti, farli superare queste difficoltà, li fa sentire sempre più sicuri in se stessi e in grado di affrontare il mondo e fare diverse esperienze. Controlliamo. Finiti! Tutti! Bravissimo! Bravissimo, amore! Molto bene! Vai! We love each other and darling, that is that. Queste attività servono anche a calmare cani particolarmente agitati, perché se il cane non riesce a concentrarsi perché è troppo agitato, allora non riuscirà a risolvere l'esercizio. Importantissimo finire sempre in positivo, quindi lasciando un bel ricordo al cane del gioco, perché se non riesce a risolvere e noi terminiamo lì l'esercizio, il cane rimarrà in parte frustrato. Invece, se il cane non riesce a risolverlo, gli diamo un gioco più semplice e a quel punto il cane sarà soddisfatto e avrà un ricordo positivo del gioco in più. Seguite queste regole d'oro e divertitevi. Alla prossima. Ciao.